Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo 8 di dicembre, buona immacolata a tutti quanti, andiamo a scoprire insieme anche quest'oggi quali sorprese troveremo all'interno dei nostri calendari. In questa tipologia di video vi sta piacendo, mi fa molto piacere, insieme stiamo andando a scoprire che cosa appunto ci riservano questi calendarietti e tutte le loro finestrelle. Prima però di iniziare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina così potete ricevere le notifiche che vi informeranno ogni volta che pubblicherò un nuovo video e che potete seguirmi anche su Instagram se vi fa piacere, mi trovate come julie.graf. Iniziamo subito, direi di partire da BIC, ecco qua il calendarietto di BIC. Oggi che è l'8 dicembre vi avevo promesso e vi avevo detto che avreste trovato perché delle novità per quanto riguarda lo sfondo, perché avrei avuto appunto più addobbi natalizi. Non sono ancora riuscita a fare l'albero, quindi purtroppo dovrò rimandarlo a domani, quindi al 9, però vedrete che già domani pomeriggio, mi auguro, troverete delle novità, anche insomma, lo vedrete, non vi sto a suggerire niente. Nel frattempo mi trovate un po' così, mi sono fatta una coda alta perché devo anche lavarmi i capelli, comunque prendetemi come vengo. Bene, dicevamo di partire da BIC, quindi vediamo che cosa ci riserva la casellina. Allora qua c'è la solita penna, la nascondiamo perché è quella che è saltata fuori nel video scorso senza essere interpellata, perché è caduta da qualche altra finestrella. Andiamo a vedere se per caso fosse questa qui con la vuota. Ne troveremo una vuota, quindi capiremo dentro quale si nascondeva quella penna. Casellina numero 8, direi che qua qualcosa c'è e vediamo che cosa troveremo. Direi che è una matita, sì, una matita rossa, l'altra volta l'avevamo trovata nel blu nei giorni scorsi, sempre la Evolution di BIC, sì, una bella matita rossa, direi che prettamente natalizia, perfetta per questo periodo, quindi non poteva capitare meglio. E latero io, oppure come vi avevo già detto, per quella azzurra probabilmente andrà a Matilde, visto che le usa tantissimo ovviamente a scuola, in prima elementare, che carina. Primo calendario andato, vediamo il secondo e vista la delusione dei giorni scorsi, andiamo ad aprire quello dell'alberello, l'alberello delle delusioni con le candeline tutte rosse. Mi avete detto anche voi che sono carine, ma che effettivamente uno si aspettava almeno un cambio di colore da una casella all'altra. Invece la apriamo con poca ansia di trovare chissà quale sorpresa, perché infatti anche quest'oggi abbiamo una candelina glitterata rossa e voilà, abbiamo candeline per tutto il periodo, per tutto il mese natalizio, per tutto il periodo natalizio e anche oltre. Poi questa la mettiamo qua. Direi di vedere quello per Maggie, andiamo ad aprire quello con le cosine di Maggie, che tra l'altro le stanno piacendo tantissimo, perché mano a mano, ve l'ho detto, gliele sto dando da mangiare, ovviamente senza gozzarla e dargliene troppe, però le piacciono tutte, non che lei faccia molto, faccia testo, perché ve l'ho detto che mangia qualunque cosa, però effettivamente sono buone, nel senso che vedo proprio ingredienti all'interno molto buoni. Sono andata anche a ricercarle poi su Google per trovare le traduzioni esatte, perché il calendario, ve l'ho detto, e anche le sorprese all'interno sono tutte in tedesco, e gli ingredienti sono buoni, quindi sono contenta di averlo preso e di dargliele. Allora, casellina numero 8, ed è qua in basso, la apriamo insieme. C'è una bustina all'interno e sono altri biscottini. Tra l'altro sono mini porzioni, ma sono l'ideale, perché io le do o al mattino, proprio tipo colazione, ne do uno o due biscottini, oppure mentre siamo a passeggiare, ve l'ho già detto, ma perché no, comunque come premietto durante la giornata. Allora, questa volta abbiamo degli ossetti, sicuramente sono con il riso, ma non so tradurvi gli altri. Ve lo metto un po' più vicino, comunque se qualcuno riesce a leggerlo e poi a tradurmelo, perché non so che cosa vogliono dire le altre cose. Comunque sono dei biscottini fatti a osso e quindi una bustina sempre molto pratica da appunto portarmi dietro nello zainetto, nel marsupio. Poi apriamo adesso qualcosa da mangiare per noi, quindi andiamo al calendario di M&M's, tra l'altro quale miglior momento per mangiarmelo già oggi. Vediamo, casellina 8, eccola qua. Sull'abete, sull'alberello di Natale, vediamo che cosa c'è qua all'interno, anche perché abbiamo trovato negli ultimi giorni, poverina, sfondata, tantissimi bounty, mentre invece io voglio qualcosa di cioccolatoso. Questo è uno Snickers, tra l'altro so già che farò una brutta fine perché Mattia sta scontando, quindi verrà a mangiarselo sicuramente.
Eccolo qua, è la versione quella un po' più piccolina. Io l'altra volta a lavoro mi sono portata il Twix in questa versione qua, me la sono mangiata a metà pomeriggio. Il prossimo anno voglio assolutamente comprarmi qualche calendario di dolcetti in più, perché comunque ne avevo già visti tanti, voi me ne avete scritti altri sotto nei commenti, sotto gli altri video, e quindi mi avete dato un sacco di idee. Assolutamente dovrò fare incetta di calendari il prossimo Natale. Allora, calendario di bottega, la nostra botteguccia, Bottega Verde, che tanto ci sta piacendo. Leviamo la solita fascetta, che le rimetto ogni volta perché mi sembra più ordinato e che comunque almeno non si apra, non mi scivoli da qualche parte da aperto, non si distrugga il calendario, visto che è molto pesante. Allora, casellina 8, eccola qua. Cosa c'è? Il vischio? Sì, anche qua c'è un ramettino e poi c'è il vischio. Scopriamo. Oh mamma mia, che cos'è? Oh, ma che cos'è questa dolcezza? Ma che... questa sì che è una sorpresa. Allora, a parte che è un pacchettino col con tanto di fiocchetto. Una saponetta... è profumata in una maniera esagerata, ma ci hanno anche messo un fiocchetto con l'elastico, che tra l'altro è bello anche da poter riutilizzare, me lo appiccico anche qua. Ma che bello, che bella sorpresa. Poi il fatto che sia confezionata già carina, ecco, così la vedete meglio. Una bella saponetta, tra l'altro grossa anche di dimensioni. Ci abbiamo messo anche la coccardina, ma che bella saponetta profumata, e su quello non avevamo pochi dubbi. E anche si può regalare perché ha l'etichettina da A. Molto bella, profumatissima, veramente sa di rosa. Direi che comunque è una profumazione floreale, non c'è scritto niente di che, vabbè, solito Pienza che dove lo fanno. E molto molto buona, buonissimo il profumo. Tra l'altro queste qui lo sapete che se non le utilizzate, non è che sia la scoperta dell'acqua calda, se non le usate come saponette le andate a mettere nei cassetti, profumano tantissimo, soprattutto le loro. Io ne ho già comprate, ogni volta che passo nel reparto di Tigotà, che ha tutte le saponette ovviamente di tutti i tipi, io mi innamoro. Quando entro da Bottega Verde è lo stesso discorso, non ne compro tante perché non uso tante saponette, però quando passo in quelle corsie, quando arrivo al loro reparto, che hanno queste nei loro negozi, queste qui, è una meraviglia, un'esplosione di profumi. Graditissima sorpresa, molto soddisfatta di questa casellina numero 8. Passiamo a Tiger, siamo arrivati al nostro calendarietto delle gommine, vediamo quale animale troveremo quest'oggi. Il numero 8 è qui e vediamo, scopriamo chi si nasconde dietro la finestrella. Tra l'altro, a proposito di Bottega Verde e anche di Balea, stasera mi devo lavare i capelli, vorrei provare qualche prodottino nuovo che ho trovato nei calendari dei giorni scorsi. Ve ne parlerò sicuramente anche qua nei prossimi giorni, ma anche su Instagram, se mi seguite lì, ve li faccio vedere in diretta. Che cos'è, ragazze? Oh mio Dio, ma è un bradipo! Ma è un bradipo meraviglioso! Aspettate, ormai lo sapete che tanto per me sono tutti meravigliosi, ma questo è veramente tenerissimo! Oh mio Dio, com'è cicciottello! E se ne sta qua seduto? Riuscite? Ecco, a vederlo bene così. Ma è meraviglioso, bellissima questa gommina. Un'altra gomma, Matilde, questo non lo userà mai, perché voglio darle a mia nipote, almeno la maggior parte delle gommine, perché le userà lei. Non lo userà mai, perché poi a lei le dispiace, le fa tenerezza, se inizia a consumare la testa. Quindi di certo questa qui durerà in eterno. Bellissima, bellissima anche questa gommina. Veramente, il calendario di Tiger... stavo sentendo che c'era Maggie che si muoveva, pensavo venisse a reclamare la sua sorpresa. Calendario di Tiger super apprezzato per 5 euro, quindi il prossimo anno spero che lo rifacciano con le gommine, ovviamente saranno gommine diverse, perché no, magari anche con altre sorprese, perché io mi aspettavo qualcosa anche di un po' più piccolo, ma con tutta la cancelleria, magari non solo le gommine. Vedremo, prossimo anno lo scopriremo insieme. Siamo arrivati già all'ultimo calendario, ahimè, che è quello di Balea, che anche questo ci sta regalando tantissima felicità con tutte le sue sorpresine inedite che non ho mai ancora avuto modo di comprare e di provare. Casellina 8 è un po' più piccolina rispetto alle altre, ma vediamo che cosa c'è qui dentro. Body butter, un burro corpo. Aspettate che è fatto proprio a saponetta, cioè ecco, oggi è la giornata dei solidi, dei prodotti solidi. Questo metto qua senza distruggere niente. Allora, sì, body butter, lo sapete che tanto non lo riesco a tradurre, è una scatolina così, vediamo se lo riuscite a vedere anche voi. Che bello provare prodotti nuovi, sì, è proprio un burro corpo,
Eccolo qua, oh, con un pupazzetto di neve. Aspettate, lo vedete? Non si vede niente, come al solito. Non riesco perché la ring light non riesce proprio con più o meno luci a metterla bene a fuoco. Comunque è un pupazzo di neve col cappello e la sciarpa. Profumato direi di qualcosa di agrumi. Sì, perché non è molto dolce, sembra quasi lime, nonostante il pupazzetto sia tutto bianco. Ed è sicuramente un burro corpo molto lattiginoso perché già a me si sta sciogliendo tra le mani e quindi molto buono questo anche da passarsi direttamente sul corpo. Immagino, io non ne ho mai presi tantissimi, ma li compravo da Lashi, burri corpo così solidi, e quindi immagino vada utilizzato alla stessa maniera, si va a spalmare sul corpo, poi si utilizza come fosse proprio una crema, una lozione, comunque qualcosa che vada a essere assorbito dalla pelle. Benissimo, molto contenta anche di questo qua, perché così avrò modo di provare un prodotto nuovo, lo sapete che non si disdegnano mai. Bene, dopo soli 10 minuti di video, sono stata un po' più rapida del solito, ma più o meno la durata è sempre questa. Abbiamo finito anche quest'oggi l'apertura delle nostre caselline. Io vi do l'appuntamento a domani come al solito, ci vediamo giù sotto con i like e con i commenti, così rispondo a tutte quante, siete sempre tanto tanto carine come vi ringrazio. Ci vediamo domani e chissà che cosa troverete alle mie spalle, spero di essere già riuscita a modificare un pochino la scenografia, anche perché voglio fare l'albero, voglio fare il presepe, voglio fare e riempire la casa con tutti gli addobbi e voglio anche lavarmi i capelli tra le altre cose, quindi domani sicuramente mi troverete diversa. Vi do l'appuntamento quindi a domani, vi mando un bacio, grazie per aver visto anche questo video e a presto, ciao!